avuto la dimostrazione che... Dammela piena, no? Niente, oggi ho avuto la dimostrazione che qui a Gualdo mi volete tutti bene, perché un'accoglienza, non me lo sarei mai aspettato, una festa così grande. Devo ringraziare tutti quanti e niente, spero di rimanere anche quest'altro anno. Questo... Veniamo a presentare anche Capitan Cocciari. Massimo, vieni qua. Cocciari, insieme a Traini, sono quelli che hanno dato forza alla regione. Domenica gioca per Accalupo e poi Cocciari è svincolato. Però allenatore, cosa farai? Questo ragazzo, non so se rimarrà Gualdo, ma se non dovesse rimanere a Gualdo, ricordatevelo, andrà in Serie A secondo me. Ha fatto quanti gol? 7 gol con il Gualdo? Un po' meno. 4? 5. 5 gol, però sei stato fermo parecchi mesi. E quindi Turchi è giovanissimo, lo rivedremo sicuramente. Ricordate, Turchi, un volto, una garanzia. Ci vuole dire, pubblicità. Eccolo, il presidente Angelo Barberini, che ha portato gloriosamente il Gualdo in C1. Allora, due parole ce le facciamo dire, eh? Ha sempre detto il presidente Barberini che questa città, 15.000 anime, non se l'aspettava un grande successo. Adesso è arrivato. Vogliamo rimanerci, presidente, eh? Vogliamo rimanerci per almeno, non dico tanto, ma 5 anni tutti in C1. Avevo detto una bugia, che non ci pensavo di arrivare in C1. Loro lo sapevano quasi tutti. Ci abbiamo provato, eravamo convinti e ci siamo riusciti. Penso che è stato un bel traguardo, con l'aiuto di tutti, con la collaborazione di tutti, con l'entusiasmo di tutti. Speriamo che questo campionato che verrà non sia difficile, come si dice, che l'affronteremo con lo spirito giusto e sicuramente faremo tutto il possibile per poterci rimanere e fare bella figura. Grazie presidente. Grazie. Allora, un attimo, un momento, ricordo che è giunto un così grande, prestigioso obiettivo, con tanti auguri per un futuro campionato veramente bello al presidente e a tutta la società. Aggiunto, grazie ancora di cuore. Non ho fatto le valigie, però non lo so questo. Comunque voglio dire che Omar piange sempre, patetico, perché... E poi Cocciari lo volete far smettere. Minimo, altri 3 anni gioca, minimo. Sì, minimo, perché è forte, veramente. Poi voglio dire che sono stato bene qui, non so se rimarrò. Voglio dire che sicuramente dei compagni così non li troverò più. Non so patetico come Omar, questa è verità. E quindi non lo so, sono stato molto bene con tutti loro e speriamo di ristare meglio un'altra volta. Insomma, non so se è qui, ora vediamo. Ho fiutato la Serie B, Costantino, è vero? È vero? Ma se è vero, sei scemo, è vero. No, io devo dire che è stata una grossa soddisfazione. Quest'anno una rivincita nei confronti di chi credeva poco in me.
sono stato benissimo e è impossibile abbandonare questi, come fare? Comunque sarei molto felice di rimanere perché mi sono trovato molto bene. E poi, anche se la mia è stata una missione perché ho saputo che Costantini faceva il centravanti, ho dovuto intervenire subito perché ho detto che sono qui la categoria andava male, insomma. Quindi, comunque grazie a tutti e speriamo di rivederci il prossimo anno. Certo, poi... Vuol diventare gualdese? Guarda che ti consiglio! Le consigliamo a volte! Già che ho fatto la ragazza è tanto. Tutti voi rimarrete nel cuore perché per me... niente, sono stato completamente felice e spero che il quadro arrivi anche in C1 e speriamo che vada in Serie B. A parte tutto sono contentissimo di questa festa, Gualdo siamo stati benissimo, abbiamo formato un gruppo eccezionale, la gente ci è stata vicina e forse all'inizio i tifosi sono eccezionali, forse all'inizio nessuno poteva pensare a una promozione del genere. Sono Ruffiano e io Gualdo, ciao a tutti.